Tutti vogliono venire vicino, vicino a me, tutti vogliono venire vicino a me, tutti sono contenti. Come ti senti? Contento, sto riacquistando le forze. È mai possibile che tutti questi mi stavano aspettando? È come se mi conoscessero tutti quanti. Tu sei uno di loro, fai parte di loro. Ma io non li conosco. Loro mi conoscono, loro sanno chi sono. Devi avere un po' di tempo. Ancora sei frastornato. Sì. Sono contento di stare lì, ma non mi sento ancora di essere uno di loro. Felicità che si sente una felicità nell'aria perché loro ridono, sorridono, esultano di gioia. È la nostra vera casa. È Che festa che stanno facendo. da lì che veniamo ed è lì che torniamo, vita dopo vita. Ma io sono così meravigliato, tutta sta gioia solo nel vedermi. Sì. Ma quasi non merito tutto questo. Hai sofferto molto, lo meriti. Ma sono stato molto forte. Dopo questi incontri, che cosa avviene? Vai avanti e dimmi che cosa succede dopo che vi siete salutati. Scomparsa la nebbia, come se stessi sulle nuvole. Adesso loro mi stanno insegnando, gli angeli che stanno vicino a me, a fluttuare. Mi hanno lasciato. Mi hanno fatto capire che sono in grado di farlo. Però io sto dicendo a loro che ho bisogno di riposarmi. Fatemi riposare. Vuoi andare nella stanza dei cristalli? Non lo so dove devo andare. Fatti condurre, loro lo sanno. Soltanto io voglio che. Non voglio fare niente. Voglio che loro mi facciano stare tranquilli. Non mi stanno facendo niente, però ho bisogno di stare un po' da solo. E dimmi dove ti portano per farti stare da solo. Loro hanno detto vai dove vuoi, fai ciò che vuoi. Mi hanno solo lasciato. Tanto ho imparato a fluttuare. E io è come se mi fossi steso. Sto continuando a fluttuare. E sto così, vado avanti e indietro e flutto. Perché ho bisogno ancora di scaricare, nonostante sto là, tutto il negativo. È come se lo tenessi ancora. È come se non avessi ancora dimenticato. Ho bisogno ancora di stare così, di riposare. Vai avanti, vai nel momento in cui sei riuscito a ricaricarti, a rigenerarti. Vai nel momento in cui non senti più nulla di negativo in te. Quando sento i rumori perdo la concentrazione. Sabrina. Scusate. Chiedo scusa. No, tranquilla. Scusami. È importante la concentrazione in questo spazio. Non è come la vita sulla terra. Chiedo scusa. Noi chiediamo scusa a te.
Non dovete scusarvi. Voi non sapete. Grazie. Sei rigenerato? Mi sto rigenerando. Sento che sto riacquistando le forze. Non sto in nessuna stanza, sto semplicemente steso mentre fluttuo in mezzo a questo ambiente bianco. Sotto ci sono come delle nuvole. Tutto intorno è sempre come se fosse una specie di nebbia, comunque si sta bene, c'è il silenzio, si percepisce la pace. Sì, è vero, è come se si tornasse a casa. È come se io avessi raggiunto il punto dove dovevo arrivare. Infatti io non ho desiderio di andare da nessuna parte. So che sto bene lì. So che non devo fare niente. Nulla mi aspetta, nulla devo fare. Sto bene. Devo solo riacquistare delle energie. Le altre anime si sono allontanate. Sì, lo hai chiesto tu. Io ero felice, ma non riuscivo ad ascoltarle. Avevo bisogno di ricaricarmi. Lo sto facendo. Lo sai, impieghiamo un sacco di tempo per farlo. Tempo a modo nostro, qui non c'è tempo. Ma sulla Terra sono anni. Lo so. Lo so benissimo. Qui sono pochi momenti che voi percepite, cioè noi percepiamo pochi momenti, ma per voi sono anni. Qui è tutto leggero, leggero, ti senti leggero, l'aria è leggera, tutto leggero. Non c'è bisogno di niente, non hai fame, non hai sete, non hai sonno. Senti che non devi fare niente, non hai obblighi, non hai niente. Inizi a percepire mano a mano la pace, la pace. È una novità, lo sai, è una novità. Per poco. Ti ci devi abituare mano a mano. I ricordi della terra ti seguono per parecchio. Fai fatica a staccarti, belli o brutti che siano. Sono comunque delle fatiche e nonostante sei un essere spirituale impieghi tempo per staccarti. Com'è la tua energia? Di che colore? Gialla. Ma è mista a grigia. È ancora sofferente. È un po' grigia, un po' gialla. Mi puoi andare avanti? Fino sì. A quando la tua energia è totalmente gialla. Sì, scusa perché ho percepito quella pesantezza. Va benissimo, ciò che mi hai raccontato per me è prezioso e ti ringrazio. Scusa se ti ho fatto aspettare. No, è stato un piacere. Sì. Ora sto iniziando a guardarmi intorno, anche se non c'è niente da guardare, perché so di stare bene. Stai sorridendo? Perché le altre anime si stanno avvicinando piano piano. Perché sanno che stai bene. È come se quasi mi chiedessero il permesso di avvicinarsi. Mi stanno chiedendo se mi sono riposata. Ho detto di sì. Sono molto gentili. Molto, è come sono rispettosi.
rispettosissimi, sono tanti, quanti sono tanti, che bel gruppo. E si sono messi, hanno aspettato che io andassi incontro a loro. Quando hanno visto che io sono andata incontro a loro, loro tutti contenti mi hanno circondata. Senti, ma il tuo spirito guida? È sempre un angolo. Stava in mezzo a loro, ora che l'hai detto, è uscito fuori. Non ti ha mai abbandonato. È lo stesso di Anna. È Siete la stessa persona, siete la stessa cosa, tu lo e stesso che sta vicino a Anna, sì. È sempre lui, è sempre lo stesso. L'ho riconosciuto. Sai che stanno facendo? Dimmi. Un girotondo intorno È un inno alla gioia. a me. È un inno al fatto che io mi sono riunito a loro. E io sento che sto diventando come loro, sto iniziando a girare anch'io su me stessa. E mi sto trasformando, nel senso che fino adesso avevo ancora le sembianze di François. Ma più giro e più divento un essere spirituale, vestito di bianco come loro. Luce, luce. Loro non hanno un corpo, io non riesco a percepire i loro corpi, si vedono soltanto una luce con delle vesti bianche, con degli aspetti. Specie di occhi che sono come delle luci, due luci, solo questo si vede, non fanno paura. È tutto un corpo bianco con delle specie di vesti bianche e qui hanno come se fossero due stelle d'argento luccicanti. Bellissimo. E io adesso sto girando su me stessa e sto diventando come loro. Quindi sei evoluto. Sto diventando come loro. Loro stanno aspettando che io mi unisca a loro. E una volta che ti sei unito a loro, che cosa succede? Dobbiamo andare a prendere altre anime, stanno arrivando. Stanno salendo. Noi li vediamo. Sono come delle scie. Riconosci qualcuno in queste anime che salgono? Può essere la mamma di Anna. Succedendo. Non so che dirti, tu mi dici sempre di dire tutto ciò che mi viene, io questo mi viene di dirti. Va bene. Può darsi che sei proiettato nel futuro, che è quello che avverrà. Per legge di natura, muoiono prima i genitori e poi i figli. Forse che ho capito, nascerà e poi nascerò io. Ho capito. La mamma di Anna fa parte dello stesso gruppo. Facciamo tutti parte dello stesso gruppo. No, Maria Rita, io non mi trovo col tempo, sai perché? Che la mamma di Anna è nata il 42. Io il 42 ero vivo. Qui mi confondo, non c'è tempo, capisci? Certo. E non riesco a capire che tempo è sulla terra. Qui non c'è tempo. Sono confuso. Forse stai vivendo, vado ad ipotesi, un momento della tua rinascita. Quella persona che tu vedi è la donna Che io ho che scelto parte. come madre. Sì, tu
che partorirà Anna, nella quale tu scenderai come anima. Forse l'ho vista, forse probabilmente. Quindi la mamma di Anna. È come forse sia, forse non è l'anima della mamma di Anna che è arrivata, forse è come se avessi avuto Un'immagine. un déjà vu, un, Sì. cioè un, come se avessi visto la mia mamma futura. Sì. E Può essere. Anna, la donna nella quale tu scenderai, sarà la figlia di questa donna. Non mi sto inventando tutto, Maria Rita. Tu mi dici sempre, dici tutto quello che ti Sì, viene. io ti credo perché non sei la prima anima che racconta questo. Io pensavo che la mamma di Anna fosse l'anima che tornava in cielo, invece forse No. avevo visto la sua immagine perché l'avevo scelta. Allora, ti spiego. Sicuramente può darsi che sta accadendo questo. È passato molto tempo. Ti sei È rigenerato. come se avessi già scelto la mia prossima Sì. vita. E ho avuto davanti ai miei occhi l'immagine della mamma di È Anna. la donna che hai scelto per nascere. Ma è lei che mi è, è l'immagine che mi è venuta davanti agli Sì. occhi. Quando sono andata per accogliere tutti gli altri spiriti, mi è arrivata questa immagine davanti. So che è la mamma di Anna. È la tua prossima mamma. Avrà molti difetti. Ma così si sceglie. Sarà una donna che vivrà anche un po' nella sofferenza. E La vedo sofferta. tu l'hai scelta per questo. E tu hai scelto Anna per tutte le esperienze negative che Anna avrà. Perché la tua sofferenza, in qualche modo, l'hai trasmessa anche ad Anna. La trasmetterai nel corpo fisico che stai scegliendo. Così che scegliamo. Arrivano le immagini davanti, scegliamo, capisci? E se tu vuoi, sei già in grado di sapere. Quando ho visto l'immagine della mamma di Anna, ho sentito che aveva bisogno. Quindi Anna è molto importante per quella donna. Anna dovrà dare tutto il suo aiuto a quella donna. Non dovrà più giudicarla. L'ho scelta per non farle avere paura, quello che ho imparato io. Bravo, però hai fatto vivere Anna nella paura fino a questo momento. Anna, da questo momento, non avrà mai più paura. Sarà una donna molto forte, come lo sei stato tu. Ho capito. Essendo io un'anima che ha imparato a non avere paura. Hai scelto una donna con paura. Con paura. E allora io ho scelto di andargli a insegnare che non bisogna avere paura, ma è dura, è dura. Non più, perché Anna ora, grazie a me, ha potuto vedere, ha potuto sapere. Perché ho scelto mia mamma. Sì. Anna